Tra i primi interventi sulla scuola, un investimento programmato di 30 milioni di euro per l'innalzamento delle competenze nelle capacità logico-matematiche che nella scuola devono essere potenziate. L'annuncio durante la Tre giorni per la scuola, cominciata oggi a Città della Scienza, da parte dell'assessore regionale all'istruzione e dell'università Lucia Fortini. Abbiamo cominciato con la programmazione di 30 milioni di euro proprio sull'innalzamento delle competenze in literacy e numeracy, quindi le capacità logico-matematiche devono essere potenziate, devono essere ampliate. È evidente che l'innovazione tecnologica è il futuro e dobbiamo preparare i ragazzi da subito, da giovanissimi, ad intraprendere percorsi che siano scientifici, non perché ovviamente le materie umanistiche non siano altrettanto importanti. Ma è evidente che sulla numerasi noi scontiamo una serie di problemi che sono atavici e che vanno risolti. Tra l'altro, questo è un luogo in cui la scuola si mette in mostra, è una scuola di eccellenza. L'innovazione tecnologica è il futuro della scuola, è stato sottolineato durante i lavori, a cui ha preso parte anche l'assessore comunale a Ramo, Anna Maria Palmieri. Le scuole di Napoli sono protagoniste ancora una volta di una rassegna che però si rivolge a tutta Italia, non soltanto per mostrare l'eccellenza napoletana sul tema delle tecnologie rappresentate da Città della Scienza, rappresentata dal grande lavoro sulla cultura scientifica e tecnologica che si fa anche grazie ai progetti ministeriali all'interno delle scuole napoletane. È giunta la 13ª edizione Smart Education and Technologies Day, 3 giorni per la scuola, le cui conclusioni sono affidate a Davide Faraone, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica. Ai nostri microfoni il direttore scolastico regionale Luisa Francese. La tecnologia è importante perché il ragazzo formandosi ha l'opportunità di entrare più speditamente nel mondo del lavoro, per cui è fondamentale questa nuova, ecco, l'insistere sempre di più sulle nuove tecnologie.